Shopping, cultura ed enogastronomia sono le coordinate che muoveranno la rotta del percorso di rinascita del Colle di Chieti attraverso l'iniziativa 3, Teate Rivive Emozionando, progetto voluto da Confesercenti in collaborazione con realtà imprenditoriali ed associazionistiche del territorio, con il patrocinio del Comune di Chieti e il contributo della Camera di Commercio di Chieti Pescara. A parlarne è Maria Lilia Toschi, responsabile di Confesercenti Chieti. Teate Rivive Emozionando nasce dopo un periodo che tutti abbiamo sofferto della pandemia, con la volontà di offrire un'occasione per riappropriarsi dei luoghi belli della città, mettendo insieme un'esperienza che abbina shopping, enogastronomia e soprattutto cultura, proprio per valorizzare buona parte delle bellezze che Chieti ha, sia da un punto di vista archeologico, da un punto di vista museale e monumentale. Tre vedrà appunto animare la città per tre weekend. Il primo ci sarà sabato 30 ottobre e poi ci sarà un evento nel weekend del 13 e del 14 novembre e l'ultimo a dicembre con le date 11 e 12. Ogni weekend sarà caratterizzato da dei percorsi, quindi ci saranno cose diverse che si potranno vedere e visitare. E con delle guide autorizzate, guide specializzate. Confesercenti ha immaginato questo percorso e ha voluto questo percorso esperienziale con dei partner di progetto di grande spessore che sono Chieti Centro, Scopri Teate, e poi c'è il Consorzio Rivera del Sole, che è un consorzio legato a Confesercenti, e noi del GBVico. Abbiamo creato un portale apposito, teate.events. All'interno poi ci sarà un dominio che è appunto Teate Rivive Emozionando, più semplicemente 3, appunto. I percorsi organizzati nei tre fine settimana del 30 ottobre, del 13 e 14 novembre e dell'11 e 12 dicembre prevederanno anche scontistiche speciali negli esercizi commerciali che aderiranno al progetto, con l'obiettivo di riportare presenze nel centro cittadino e invertire la tendenza di spopolamento del Colle, come ribadito dall'assessore al commercio del Comune di Chieti, Manuel Pantalone. Abbiamo lavorato assiduamente affinché questo progetto potesse concretizzarsi. Sono tutte materie estremamente collegate tra loro. Valorizzare le bellezze della nostra città significa incentivare il turismo e far ripartire le attività commerciali. Noi abbiamo peraltro avviato dei percorsi di valorizzazione del commercio di vicinato e dunque non potevamo che esserci in questa occasione al fianco di Confesercenti, un progetto che siamo certi darà i suoi risultati.